Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, ossia quanto deve essere preciso il tuo tracking, ossia il vostro andare a tracciare ogni cosa, tracciare le calorie che consumate, tracciare le calorie che ingerite, tracciare macros, tracciare il peso, tracciare i passi, tracciare, meno male qualsiasi cosa che vi venga in mente, perché non so adesso che cosa sia arrivato a tracciare, però sono rimasto qualche tempo fa, però la situazione sta degenerando, quindi cerchiamo di capire quanto è importante tracciare e cosa effettivamente dovete tracciare. Ecco, la premessa fondamentale è questa, che si possono ottenere tantissimi risultati, e questo ci tengo a dirlo, senza tracciare assolutamente niente. Si ottengono grandi risultati senza tracciare niente. Effettivamente molto tempo fa si trattava soltanto di farsi delle foto, avere un logbook, e si ottenevano grandissimi risultati. Quindi questa mania del tracciare può permetterci di dare un qualcosa in più, però deve essere gestito alla perfezione, deve essere gestito molto bene e non deve scaturire in quella che è per l'appunto una mania, come se non traccio succede puntini puntini. Ora, in realtà non succede assolutamente niente se non tracciate, però ci sono alcune cose che sono fondamentali, che sono importanti da un punto di vista della ricomposizione corporea e che ha senso assolutamente tracciare. Ci sono altre cose invece che sono superficiali e che a nostro avviso non devono essere necessariamente tracciate, anzi in alcuni casi anche controproducente tracciarle. Allora, la prima cosa che sicuramente dovete tracciare sono i macronutrienti. Tracciare i macros è fondamentale perché sono i macros a permetterci di gestire quella che è la nostra composizione corporea, a sapere esattamente quello che ci serve, perché ci sono persone che tendono ad avere più bisogno di carboidrati, persone che hanno più bisogno di grassi, a impostare, meno male, correttamente un piano d'alimentazione, a garantire la flessibilità metabolica. Insomma, avere un tracking dei macros è, da questo punto di vista, fondamentale. Però vanno precisate due cose, ossia, io adesso sto parlando di tracking, però con questo non voglio avanzare e non voglio dire che si possa lavorare in fit your macros, ossia garantire una buona qualità delle fonti e una buona selezione delle fonti è importante. Posso anche avere i macros perfetti, ma se li raggiungo con whey, crocchette e Nutella, allora probabilmente faccio più danni che altro, danni che mi ritroverò sicuramente sul lungo periodo e da un punto di vista fisico, ma soprattutto da un punto di vista di salute, ok? Quindi qualità delle fonti, anzi scelta delle fonti e qualità delle fonti in primis. Il secondo punto per quanto riguarda il tracking dei macros è che non deve diventare un'ossessione. Io ho visto protocolli alimentari con 497 grammi di X, carboidrati verosimilmente, e porca vacca, se non si raggiungevano i 497 era un dramma. Ora, partiamo dal presupposto che 10 grammi in più, 10 grammi in meno non cambia niente, però ragazzi, le tabelle che voi utilizzate per tracciare sono tutte stime, grandissime stime, alcune volte sono pure imprecise. Se utilizzate MyFitnessPal sono cose che vengono inserite da altre persone che magari si dimenticano di mettono soltanto le calorie e non mettono i macros, oppure i macros arrotondano rispetto a già l'approssimazione che viene fatta sul prodotto che leggete negli scaffali. Anche il prodotto non è che vanno a fare chissà quale test, ma semplicemente aprono internet, trovano una prima cosa e ce la mettono, perché i valori nutrizionali non devono essere inseriti per legge, al contrario degli ingredienti, ok? Quindi sono stime di stime di stime, quindi non andiamo a impazzirci per quei 5 grammi in più o in meno, 10 grammi in più o in meno, ok? Un giorno sarà un po' più alto, un giorno sarà un po' più basso, la mia media è quella, cerco di avvicinarmici ovviamente, però non deve essere un'ossessione, tant'è vero che noi spesso su di noi lavoriamo per lordi, ossia 200 grammi di pasta barra riso barra mais, ovviamente ci sono riso di diverse marche, ovviamente mais di diverse marche, una volta sono 5 grammi di carbo in più, una volta sono 5 grammi di carbo in meno, insomma anche la frutta secca, sono 40 grammi di frutta secca, che siano mandorle, anacardi, i valori nutrizionali sono molto simili, quindi non ce ne preoccupiamo troppo e sicuramente questo non ci porta a far danni. Secondo punto da tracciare è l'allenamento, la periodizzazione dell'allenamento. Anche in questo caso non deve essere un'ossessione, non ci deve distogliere da quello che è il tracking e comunque i feedback e il vivere l'allenamento in sala pesi, ossia non, con tracking dell'allenamento non intendo mettermi a fare la tabellina di quante serie allenanti, con quale carico, con quale rep range fare e seguirla passo passo per tutto l'allenamento, perché non vi state allenando in questo caso, state facendo i matematici e non so realmente che cosa facciate poi in palestra. È un modus operandi che nasce nel PL, là c'ha senso, là ha un'orbita e un contesto in cui vivere, in cui essere produttivo, ma nel bodybuilding è assolutamente sbagliato.
Ok? Viceversa, quello che ci interessa è quello che faccio io normalmente. Io ho un logbook in cui mi segno quello che ho fatto, mi segno i carichi che ho utilizzato, bene o male negli esercizi in cui i carichi mi interessano, e metto un piccolo commento su cosa fare la prossima sessione, esercizi che voglio cambiare, esercizi che devo tenere, l'esercizio madre mi metto se aumentare o meno. Se vedete i workout che sto postando come workout commentari, sapete anche le progressioni che utilizzo, quindi avete modo di capire di cosa sto parlando. E questo è, quindi, feedback dell'allenamento, sono importanti, vitali da tracciare, ma non da farci i calcoli sopra, mettiamolo così. E terzo punto fondamentale, o meglio spinoso, è il peso corporeo. Per quanto noi, i nostri atleti, suggeriamo di pesarsi tutti i giorni, anche perché così il report dati che noi andiamo a ricevere, su cui lavoriamo, è molto più preciso, non deve essere anche in questo caso un'ossessione, perché ci sono delle fluttuazioni sul breve periodo che noi ovviamente andiamo a spiegare ai nostri atleti quando accadono, e qui vediamo che avvengono molto di frequente, che realmente non ci interessano perché non possono che essere a carico dell'acqua. Quello che importa del peso è il trend sul lungo periodo, che vuol dire anche potersi magari pesare un paio di volte a settimana, una volta a settimana, o confrontare il peso a inizio e fine di un mesociclo. Magari fate una settimana all'inizio del mesociclo, una settimana alla fine del mesociclo, cioè avete un pool di dati da confrontare e avete visto com'è andata questa fase di bulk oppure questa fase di cut. Eventualmente, in fase di restrizione calorica, nelle ultime fasi di cut, pesarsi più frequentemente è un'ottima soluzione per tenere sott'occhio tutto. A questo potete aggiungerci la plicometria, ci sono tante altre cose che possono essere fatte, però direi che col peso avete già la situazione sotto controllo. Quindi niente, queste sono le misurazioni che noi suggeriamo, il tracking che noi suggeriamo. Per il resto potete fare a meno di tutto, sinceramente. Potete ottenere ottimi risultati già con queste tre misurazioni. Quindi non sentitevi costretti a misurare ogni cosa, avere il controllo su tutto, non è assolutamente necessario. Fate un passo indietro e chiedetevi non tanto su cosa devo avere un controllo, ma su cosa investire il mio tempo, investire la mia testa. E nella maggior parte dei casi la risposta è l'allenamento. Investite sull'allenamento, che l'allenamento sia qualitativo, sia produttivo, perché è quello il motore dei vostri cambiamenti. Se in palestra date quello che dovete dare, che nella maggior parte dei casi è combacia o è un filino sotto tutto quello che potete dare, quindi è il 99 o 100% la maggior parte dei casi, ecco, allora state pur tranquilli che i risultati arriveranno e che saranno massimizzati. Se invece avete la testa da altre parti, verosimilmente non riuscite a dare quello che dovete in allenamento, e là iniziano a scaturire un po' i problemi. Quindi, detto questo, io vi invito a commentare qua sotto tutto quello che pensate al riguardo, la vostra esperienza che sarà il nostro confronto. Vi ricordo che abbiamo aperto l'Academy, quindi le iscrizioni sono aperte, un programma di formazione di un anno che vi porterà alla fine a entrare nell'albo dell'EREPS, quindi un albo a livello europeo, e a gestire e conoscere tutto quello che riguarda il bodybuilding. Quindi vi aspettiamo all'Academy e ci vediamo al prossimo episodio.